Amici appassionati di business, buonasera, ben ritrovati dal vostro Matteo Vallero in un nuovo incontro con i protagonisti delle istituzioni e dell'economia eh, in Italia. Questa sera parliamo eh, del mondo degli aeroporti con il dottor Carlo Borgomeo che ringrazio. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie presidente, a voi. grazie a lei, presidente di Assa Aeroporti, questa eh, associazione di cui lei questa sera un po' ci parlerà partendo da questo. Eh, Presidente, con eh, dei dati sul traffico aereo che ha raggiunto quest'anno i livelli pre-pandemia, diciamo è tornato ai livelli eh, pre-pandemia con cifre da record. Ci può indicare qualche dato tra i più significativi? Sì, eh, partirei dal dato dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo sfiorato la cifra che era anche un po' una soglia psicologica dei 200 milioni di passeggeri. Siamo arrivati a 197 milioni, se calcoliamo che in ogni caso c'è stato un effetto delle guerre in corso in Europa e in Medio Oriente, se non ci fossero stati questi gravi e dolorosi episodi eh, avremmo sfondato i 200 milioni. Eh, sì, molto in fretta si è stato recuperato il gap rispetto al, al Covid. Anzi, è stato recuperato più in fretta di tutte le previsioni che immaginavano che questo recupero avvenisse nel 26. Qualcuno più ottimista nel 25, invece, addirittura nel 23. Eh, interessante vedere come si è arrivato a questo dato: la ripresa più forte l'hanno avuto i, i voli domestici, soprattutto quelli relativi al sud e ancora di più alle isole. Progressivamente, anche quest'anno c'è un recupero molto forte dei voli. Internazionali e quello che conta di più, intercontinentali. Il primo quadrimestre del 2024 ci dà un dato di 58 milioni erotti. e che immaginando che poi il picco si raggiunge nella stagione estiva, nel summer, eh, sicuramente quest'anno supereremo i 200 milioni di passeggeri. Con una distribuzione molto equilibrata, si, si vanno ricostituendo le vecchie graduatorie tra gli aeroporti. Che vedono ovviamente al primo posto Fiumicino, al secondo posto Milano, Milano Malpensa e Linate, al terzo posto l'aeroporto di Bergamo, per adesso al quarto posto l'aeroporto di Napoli, al quinto Catania, insomma, poi c'è la fascia degli aeroporti che girano tra i, 12, tra i 10 e i 12 milioni di euro che è un po' in movimento che può andare in diverse direzioni. Da questi dati emerge la questione centrale per chi fa il nostro mestiere e cioè dobbiamo registrare che c'è una, uso un aggettivo forse strano, una clamorosa voglia di volare. C'è una voglia di volare che ovviamente è collegata al turismo, ci sono ormai rapporti diciamo reciproci di influenza di alcuni territori, alcuni territori sviluppano il turismo in maniera clamorosa perché ci sono i voli, e i voli aumentano perché aumenta la domanda turistica, si alimentano a vicenda le due, i due fenomeni. Ha ripreso, cosa che durante il Covid era un tema abbastanza in discussione, se l'area business ritornasse, come ai tempi precedenti, perché c'era l'influenza forte di questa modalità di lavoro online che faceva superare molti meeting internazionali, eccetera, e Beh, anche questo diciamo, convivono, c'è una diffusione maggiore delle riunioni in remoto, ma questo non ha inciso in maniera significativa sui volumi di traffico. Quindi siamo in un settore che per motivi vari, il turismo, gli affari, ma anche un dato... Che definiamo semplicisticamente forse culturale, cioè la gente ha voglia di conoscere altri mondi, altre esperienze, eccetera, eccetera. Sommato al fatto che, nonostante tutto, poi immagino che vorrà parlarne, eh, sulle tariffe ci sono delle fibrillazioni, però ancora oggi ci sono molte opportunità di collegamenti, di connessioni a tariffe particolarmente interessanti. Diciamo che lei Presidente ha già in parte risposto circa il trend estivo in vista dei viaggi per le vacanze, anche questo è estremamente positivo? Assolutamente, naturalmente nel trend estivo eh, diciamo, la componente del turismo la, la, la fa da padrone, e però noi registriamo praticamente in tutti gli scali impennate, richieste, eh, non sono pochi gli scali che incominciano ad avere eh, questioni di capacità, il che... Paradossalmente può essere anche una buona notizia, nel senso che da una parte ci dobbiamo ragionare su come adeguare l'offerta, dall'altra però questo consente ai gestori aeroportuali, cioè a noi, di incominciare ad avere un rapporto molto più forte con le compagnie. L'esempio più importante è che noi adesso sempre più frequentemente puntiamo ad avere lo stesso o maggior numero di passeggeri con minori movimenti e cioè aerei più grandi e aerei più pieni questo nei rapporti contrattuali con i vettori incominciano a essere clausole ricorrenti ti faccio atterrare, ti pratico questa tariffa a condizione eh, che hai eh, aeromobili più grandi e c'hai un tasso di riempimento molto significativo a questo aggiunga che un'altra Linea che stiamo adottando diciamo, progressivamente in tutti gli scali è quella di chiedere alle compagnie più interessate di mettere a disposizione aeromobili nuove perché un aeromobile nuovo eh, ha un risparmio di CO2 valutabile intorno al 30%, quindi abbastanza significativo. Quindi tutto in una logica green, diciamo, una, logica una logica ambientale, green, certo, che è la grande sfida che il settore deve avere. Guardi, eh, dal nostro osservatorio noi abbiamo un elemento fortemente positivo che è quello che abbiamo appena richiamato, e cioè siamo in, in un'area in cui c'è una voglia di volare. Poi abbiamo due fattori con i quali dobbiamo fare i conti. Il primo, eh, lo dico senza alcuna polemica e soprattutto senza alcun intento di aprire riflessioni di carattere politico, il sistema di governo del settore del trasporto aereo nel nostro paese diciamo, non sempre brilla per organicità, coordinamento, quindi è un tema un po' faticoso. E l'altra grande sfida è ovviamente quella del green, perché noi siamo di fronte a un giudizio dell'opinione pubblica che è giusto, ma che è un po' sproporzionato. Cioè nella, nella narrazione corrente eh, il trasporto aereo viene indicato come... Uno dei principali fattori, richiamo solo un dato. Fatto 100 tutte le emissioni per qualunque motivo: le emissioni connesse alla mobilità sono il 25%. Di questo 25% il 70% circa è il trasporto su gomma, il 14% è per eh, trasporto navale e il 13 per il trasporto aereo. Nella, nella Vulgata il trasporto aereo è piazzato un po' troppo in alto. Questo naturalmente non significa che per noi la frontiera della sostenibilità è la frontiera decisiva che stiamo affrontando in mille modi. Anche perché comunque questi mezzi che lei ha detto, quindi il trasporto su gomma soprattutto purtroppo eh, a volte è stanziale, cioè rimane fermo, incolonnato, Certamente. mentre gli aeromobili vanno, ma, <ride> inquinano ma, sì. ma si spostano. Poi noi abbiamo anche un'altra riflessione che ripeto facciamo con grande... Pacatezza perché noi del trasporto aereo e gli aeroporti a nome dei quali mi sento di poter parlare, non vorrebbero mai essere vissuti come soggetti che negano la questione dell'impatto ambientale. Lo sappiamo, cerchiamo di ridimensionare l'analisi, non di negare l'analisi, e soprattutto cerchiamo di fare il più possibile. Nel settore. Fatto 100, le emissioni di CO2 connesse al trasporto aereo, quelle che sono prodotte dal sistema aeroportuale sono poche, è il 5%, la questione vera è quella dei carburanti. Tuttavia, anche se è solo il 5%, anche su quello stiamo lavorando moltissimo, esiste un programma europeo NET 2050 che fissa a quella data la neutralità. Dal punto di cioè emissioni zero negli aeroporti. E tutti gli aeroporti stanno inseguendo e credo di poter dire con assoluta serenità che almeno 8-9, se non 10 scali italiani raggiungeranno quell'obiettivo nel 2030 con largo anticipo. Eh, negli aeroporti ci sono tante cose, tante piccole cose da fare, le stiamo facendo tutto: risparmio energetico, energia alternativa. Eh, Riutilizzazione delle acque reflue, eh, tetti fotovoltaici, appunto, energie alternative, eh, attenzione ai movimenti dei velivoli sulla pista, insomma, tutto quello che possiamo fare cerchiamo di farlo. Bene, guardiamo un po' più avanti, se possiamo sbilanciarci verso il 2025, soprattutto guardando al giubileo che è in arrivo sì. eh, su Roma, quanto inciderà questo sul traffico aereo? Dunque, come lei può, può insegnarmi, le previsioni. Eh, sono sempre un po' difficili. Sono previsioni. Sono previsioni, esattamente. <ride> Beh, naturalmente ci sarà un impatto violentissimo se, se i numeri che girano sul numero di visitatori attesi, immaginando che solo una parte, il che non è, ma immaginate che solo una parte utilizzerà le connessioni aeree, ci sarà su, su, sull'aeroporto di Roma, su Fiumicino, ci sarà un'impernata incredibile. E non è detto che sia solo su Fiumicino perché molti, molti potranno, diciamo, eh, tra virgolette approfittare del viaggio per il Giubileo per visitare altre località del paese quindi ci sarà un effetto anche sugli altri scali quindi ci attendiamo grandi, eh, grandi numeri eh, diciamo, il, il, il sistema sta reggendo eh, nonostante quei limiti cui facevo cenno di, di alcune manutenzioni normative e amministrative da mettere in, in, in campo però diciamo, siamo, possiamo dire che siamo pronti come pure Dobbiamo tener conto che c'è Milano Cortina che pure porterà, in questo caso soprattutto nel nord-est e, e nei tre aeroporti milanesi, perché diciamo, gli aeroporti sono due, le società di gestione sono due, però come lei sa se, se, se va sul sito e dice Milano viene fuori anche in Bergamo. Certo, viene fuori e anche l'aereo. Esatto, quindi... E quindi anche lì ci aspettiamo grandi cose. Un'altra voce interessante, anche se... Eh, diciamo è marginale rispetto alla sua domanda e che sta crescendo, grazie a Dio, perché è un ritardo enorme che il nostro paese ha. Il, il cargo, cioè le merci trasportate con, con gli aerei. Abbiamo un ritardo fortissimo, che è un ritardo che noi attribuiamo a, al generale ritardo che il paese ha sulla logistica, perché c'è una connessione molto forte, però anche lì, grazie a Dio, i numeri parlano di incrementi, quest'anno in quattro mesi del 18%, insomma, sta crescendo. Presidente, abbiamo parlato di cifre record, numeri in ripresa per il traffico passeggeri, però non possiamo non affrontare la nota dolente dei rincari, e anche quelli sfiorano dei record. Cosa si prevede in merito, e ci dica se, quando, quanto scenderanno questi benedetti biglietti? Dunque, eh, penso che intanto non è che posso negare che c'è un aumento dei, del costo delle tariffe aeree. Si può parlare di speculazione? Um, non direi, adesso ci arrivo. Faccio una precisazione che dovrebbe essere ovvia, non siamo noi. Eh, le, le tariffe giusto, degli aeroporti versi vettori sono sostanzialmente ma... stabili, anzi, in qualche caso stanno diminuendo, anche se c'è una vicenda alla quale noi teniamo molto, che le tariffe aeroportuali sono gravate di una tassa che si chiama addizionale comunale, che è un, 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 un groviglio inestricabile, immotivato, basterebbe dire che si chiama addizionale comunale ai comuni ci pago qualche centesimo di euro per ogni passeggero. Ma comunque, eh, dunque, eh, la questione è questa: veniamo da una situazione in cui il livello delle tariffe, specialmente di alcune tariffe, era particolarmente basso, il che ha abituato diciamo, l'utenza senza alcuna polemica, anche qui senza voler negare, perché il tema che lei ha posto legittimamente c'è tutto, eh, però c'è diciamo, anche un'attitudine una dei consumatori eh, che forse si spaventano se un Roma-Milano in aereo costa 110 euro o 90 euro, perché erano abituati a pagarlo 32 o 34, e però non battono ciglio se l'alta velocità ne costa 100. C'è cioè anche una, un aspetto psicologico di cui va eh, tenuto conto. Allora, Le motivazioni dell'aumento sono tante, eh, c'è stata una questione di carburanti che si è andata attenuando, ci sono per esempio per dei, cost, dei costi di gestione che io dico per fortuna ci sono, perché immaginare che un low cost fa prezzi bassi perché non applica i contratti di lavoro in maniera decente non va bene. E poi ci sono delle, più che delle spinte speculative, delle opportunità, e ci metto tante virgolette, che alcuni vettori pensano di individuare grazie a una competizione fortissima. Cioè la domanda cresce tantissimo e ci provano. Ora, rispetto a questo, la nostra posizione è che è bene che ci siano dei controlli ma che la natura dei controlli non può essere una, una natura che contraddice la scelta sostanziale che è stata fatta dal nostro Paese per il, per il settore, come in tutti gli altri Paesi, e cioè quella del, della, della, della regola della concorrenza. Quindi l'anno scorso, quando c'è stato un famoso decreto che ha fissato un tetto, abbiamo detto che era intanto scarsamente attuabile, ma poi anche diciamo, in termini teorici ingiustificabile. Invece abbiamo insistito e insistiamo che ci sia una più forte vigilanza dell'autority sulla concorrenza e che le sanzioni che vengono combinate siano più consistenti. Secondo noi questa è, è, la, è la previsione. Se lei mi chiede se è possibile che ci sono, che ci siano delle diminuzioni, dico che questo è possibile in ragione del fatto che si sviluppano misure eh, diciamo concorrenziali di competizione le più libere possibili cioè la dico al contrario se c'è l'ipotesi eh, che ci siano dei cartelli che sono ovviamente vietati ma io nelle condizioni attuali non vedo che ci sono le condizioni sostanziali perché c'erano dei cartelli quindi diciamo neghiamo questo scenario Almeno nella nostra esperienza non è chiaro. E la nostra esperienza conta abbastanza, perché noi abbiamo relazioni con i diversi vettori e naturalmente ne, eh, come dire, ne sollecitiamo la capacità competitiva. Se uno arriva, eh, di solito noi quando abbiamo la previsione che una connessione potrebbe avere una domanda supplementare, siamo d'accordo a far atterrare un nuovo vettore perché speriamo che la concorrenza eh, diciamo, aiuti. Logico. A proposito di concorrenza, tema caldo di queste ultime settimane, l'accordo tra Ita e Lufthansa. Intanto le chiedo qual è la posizione di ASAE Aeroporti e in che modo potrebbe essere una risorsa per il settore aeroportuale. La risposta alle due domande è la stessa, e cioè noi siamo assolutamente d'accordo, siamo assolutamente diciamo, contenti che questa presenza ci sia perché nell'equilibrio complessivo del sistema del trasporto aereo italiano non possiamo avere una compagnia di bandiera, ma una cosiddetta compagnia di riferimento nazionale è necessaria. Questo vale moltissimo per i voli intercontinentali, vale moltissimo per diciamo, un equilibrio nell'offerta di connessione. Eh, naturalmente sappiamo tutti, eh, diciamo, quindi eh, tutto il tempo che si è perso, c'è un versante che è quello del eh, rispetto delle regole della competitività a livello eh, generale, eh, di cui è stata l'espressione più forte diciamo, la discussione che si è fatta sugli slot di Linate. Eh, però dobbiamo anche dire che la cosa diciamo, è particolarmente interessante. E quindi forse il tempo che si è perso, è stato un po' tanto, però non è stato tutto sprecato, è perché c'è il tema di evitare che l'operazione diventi un allargamento del ruolo e del potere di Lufthansa, perché questo ha a che vedere con la grande questione degli hub, cioè se uno da Firenze deve andare a Washington può andare a Fiumicino o a Malpensa, ma eh, può, può darsi che lo mandi a Francoforte e allora la cosa cambia. Quindi c è, c è il piano industriale e le prospettive, i programmi sono una cosa sulla quale vigilare. Io non credo, voglio sperare, ma poi diciamo, sono state fatte approfondimenti e contrattazioni di un certo livello, non credo che nella logica industriale di Lufthansa ci sia questo elemento di colonizzazione spinta, penso proprio di no. Di cannibalizzazione, diciamo così. Ecco, lei ha detto non possiamo avere una compagnia di bandiera, nel senso che sarebbe bello, ma non allo stato fatto. attuale non. No. E, e d'altra parte, diciamo, l'insistenza rispetto a questo obiettivo. Diciamo, io qualche volta sono costretto a fare qualche battuta polemica quando ci hanno ingiustamente accusato di dare soldi pubblici come incentivi. Assario Porti non gestisce. Arsenal Forti fa degli accordi commerciali per provocare nuove rotte o per i motivi che dicevo prima, aeromobili più nuovi, meno inquinanti, più pieni eccetera eccetera, però bisogna ricordare che se mettiamo in fila quello che è costato l'insistenza e anche la cattiva gestione di Alitalia, altro che contributi, quasi 7 miliardi, cioè. quindi eh, è una cosa che ci è costata molto, sono stati fatti molti errori. Con serenità dobbiamo dire che eh, anche i management che si sono succeduti in alcuni casi erano figli di una cultura monopolista in cui Alitalia era, basta. Io ricordo sempre, non lo dico per fare polemica, ma per, per confermare questo dato culturale, che c'è stato un amministratore delegato di Alitalia al quale un giornalista chiese Dice, scusa, ma hai visto Ryanair che numeri sta facendo? Non è che tra un po' vi sorpassa. La risposta non è stata la risposta di un manager che risponde per le rime. Dice, no, guarda, i nostri programmi, la nostra qualità. No, la risposta è stata del monopolista tradizionale che dorme tra sette guanciali e ha risposto al giornalista, guardi, io mi, mi occupo di trasporto aereo. Come a dire, Ryanair eh. e invece... Proprio un fatto culturale, eh? certo. perché in fondo noi diciamo sulle low cost eh, i giudizi sono ovviamente in chiaro scuro, perché ci sono dei vantaggi e dei vantaggi, però un dato culturale c'è, cioè, che un bel giorno un signore ha capito che la connessione aerea non era una questione da ricchi, ma era una questione de, di tutti, <ride> è cambiato il mondo. Chi se ne è accorto in tempo si è adeguato, perché anche in altri paesi c'era Air France, Lufthansa, KLM, chi se ne è accorto in tempo è riuscito... A governare e a rimanere competitivi in questo nuovo scenario, chi invece era abituato ad altri ritmi ha fatto un po' di danni. Chissà mai dire mai, mai dire mai un futuro allora. vedremo insomma possa cambiare. Anche se va detto che diciamo, tutto congiura per una concentrazione dei grandi soggetti perché un oligopolio, mettiamola così dai, di, grandi, di questi grandi nomi. Va bene, grazie Carlo Borgomeo per essere stato con noi presidente di Assa Aeroporto. Grazie a voi. Grazie davvero per averci, diciamo, descritto, dato dei numeri, un'analisi ben precisa del mondo dei voli, perché come avete capito agli italiani, e non solo agli italiani, volare piace sempre di più come eh, mezzo di eh, trasporto. Io vi do... Uh, appuntamento alla prossima settimana naturalmente continuate eh, restate sintonizzati sul 410 del digitale terrestre per tutti i nostri appuntamenti di informazione e di intrattenimento e di approfondimento e settimana prossima noi torniamo qui a Matchpoint con i protagonisti del mondo delle istituzioni e dell'economia italiana